Era ora, insomma, dopo 5 mesi, che è veramente tanto, dovrebbero sveltire un po' queste cose. Non si può andare avanti così. Io ho l'abbonamento per tutto l'anno, già lo sfrutto poco, poi non posso soffrire della metro, un po' un guaio. Non me l'aspettavo già, pensavo che fosse protratto, diciamo, ancora per tanto. Si entra solamente da un lato, forse è meglio, per precauzione, diciamo. Purtroppo ancora di prenderla tanta sicurezza non c'è, speravo che riaprisse prima, ma dopo tutto quello che è successo alla fine è stato un tema di secondo piano. Abbiamo avuto praticamente chiuse le stazioni di Cornelia e Baldo degli Ubaldi per un lasso di tempo contemporaneamente. Devo dire che la cittadinanza ha subito sicuramente un gravissimo disservizio per più di 8 mesi in totale, insomma, ecco. Con tutto quello che c'è stato, anche il tempo di stallo che c'è stato anche per questo Covid-19, potevano aprirlo un po' prima, perché almeno io che lavoro e sto via Cipro, comunque è molto piccolo, cioè ci metto poco tempo, però comunque aspettare l'autobus, quando prima prendevo solo 3 fermate di metro, un po' è cambiato. Non so perché ci hanno messo così tanto tempo per la manutenzione di una sola uscita della metropolitana, ma basti pensare che Barberini è stata chiusa più di un anno, quindi un pochino, siamo anche stati fortunati, ecco. Oltretutto che l'hanno riaperta dopo 5 mesi, adesso ci troviamo anche ad avere delle limitazioni. Io infatti ero venuta qua stamattina per prenderla e devo attraversare. Era difficile arrivare a centro, anche i miei figli che vanno a centro a scuola, era un casino. Meglio tardi che mai, però non è che questo mi soddisfa, eh? Ma non è un problema solo del metro, comunque. E poi apre solo da una parte, seguite a prendere in giro la gente, e finite i lavori tutti quanti e poi aprite tutto e date una pulizia. La pazienza ci vuole, in Italia questa, siamo dotati di pazienza. Meno male che è riaperto. È stato gestito male. La scala mobile che questi mesi è tutto sulle nostre spese, perché c'erano 20 autobus che giravano. Stamattina abbiamo spento la torta con 5 candeline, perché sono 5 mesi che è stata chiusa per manutenzione. Allora stamattina abbiamo festeggiato e lavoriamo perché c'è questa metro, altrimenti questa zona è morta. Da quando è chiuso il lavoro è calato del 70%, poi con il virus siamo stati chiusi 2 mesi e adesso speriamo che torni tutta la normalità.